E a questo punto io inviterei sul palco un caro amico di San Gregorio Magno, un collega, uno scrittore, Geppino D'Amico. Perché Geppino D'Amico quest'anno riceverà il premio nazionale Angiolillo, il premio che prende proprio il nome dal brigante Angiolillo a cui dedicata un po' questa manifestazione. In questi giorni è stato, lo abbiamo raccontato anche in conferenza stampa, è stato definito anche dal sindaco il Robin Hood dell'antica Volce, il brigante buono. Geppino D'Amico, benvenuto. Allora, abbiamo bisogno soltanto di un microfono, di un gelato in questo momento, eccolo qua. Buonasera. Ma che piacere averti qua. Che piacere tornarci, sono venuto negli ultimi anni, sono venuto a maggio in occasione di un'importante manifestazione dedicata proprio all'emigrazione. È venuto un grosso pittore, origine di San Gregorio ma vivendo in Argentina, Carlos Menza, che ha donato un bellissimo murale al paese di San Gregorio. Quindi sono qui e grazie per l'invito e grazie per l'attenzione agli organizzatori. Anche perché io vorrei un applauso fortissimo per Geppino, perché ha un curriculum incredibile. Tu sei un giornalista, sei uno scrittore, tantissimi volumi. Potrei dire semplicemente che sei iscritto all'Ordine dei giornalisti della stampa della Campania dal 1985. Poi una tesi sul pensiero politico di Carlo Pisacane. Quindi Pisacane, c'è sempre un po' la storia e il legame con i territori, insomma, nel tuo discorso durante la tua carriera. E poi ci sono tantissimi volumi, tantissimi. A parte le collaborazioni giornalistiche, ricordiamo il Giornale di Napoli, sei direttore dei quaderni dell'Associazione Culturale Luigi Pica, quindi davvero sempre impegnato per la cultura. Devo dire che per vivere ho fatto l'addetto stampa di un'azienda sanitaria locale, un lavoro molto delicato. Per non morire, come dicevo mio amico, mi sono dato alla ricerca storica, questo è il mio modus vivendi. Allora, io voglio soltanto citare alcuni dei libri. Pensiamo, lui ha parlato praticamente di emigrazione, di brigantaggio, poi c'è il decennio francese nel Vallo di Diano, il pensiero politico di Carlo Pisacane, la condizione della donna nell'antica Lucania occidentale, che paradossalmente è estremamente contemporaneo oggi. Sì, è un libro che mi ha dato molte soddisfazioni, perché diciamo che poco o niente era stato scritto su questo. Io sono partito dal 1400, quando Ante Foram Ecclesiam, chiedo scusa per il latino maccheronico, ma così era all'epoca, i patti matrimoniali si stipulavano davanti alla Chiesa e andavano mantenuti. E poi, purtroppo, la condizione della donna non era delle migliori, perché era soggetto prima al padre, poi al marito, e in caso di premorienza del marito anche ai fratelli. Quindi la donna tutto aveva fuorché la libertà, che fortunatamente è riuscita ad avere oggi. Ma ritornando al premio, che valore ha per te ricevere il premio nazionale Angiolillo? È, diciamo, un valore grandissimo, perché io mi sono imbattuto nel brigante Angiolillo quando ho pubblicato un libro sulla rivoluzione francese nel Vallo di Diano, il 1799 nel Vallo di Diano. E in quell'occasione ho incontrato i primi briganti, però erano briganti diversi. Noi sappiamo Benedetto Croce, che ha scritto il primo saggio molto importante su Angiolillo, ci ha lasciato un messaggio molto importante: la storia vive dell'aggiornamento delle interpretazioni. Lui ha dovuto interpretare, perché i sette volumi che erano stati raccolti sulle gesta di Angiolillo erano andati distrutti nel 1859. Quindi lui ha voluto dare la giusta valenza a questo brigante, tra virgolette, che è considerato, è stato detto poco fa, una specie di Robin Hood, toglieva ai ricchi per dare ai poveri, e rifiutò di fuggire in Ungheria, come pure gli era stato proposto. Mentre invece nel 1799 che cosa succede? Che Ferdinando IV fa scarcerare i briganti purché si alleassero con il cardinale Ruffo per riportare appunto i Borboni sul regno di Napoli dopo che erano scappati in Sicilia, e così è stato anche dopo. Quindi io credo che Benedetto Croce nel 1936 abbia voluto dare la giusta dignità
Angelo Duca, detto Angiolillo, che praticamente era un brigante sui generis perché, come ripeto, come ho detto prima, toglieva ai ricchi per dare ai poveri. E ritornando invece al festival, no? Che proprio è dedicato ad Angiolillo, secondo te oggi vedere tutti questi giovani che arrivano da nazionalità differenti, soprattutto il gruppo dei giovanissimi qui del gruppo folclorico gregoriano, oggi perché è così indispensabile trasmettere questa memoria e farla diventare intergenerazionale? Beh, qui sfondi una porta aperta, perché colgo l'occasione per salutare la professoressa Enza De Luca con un gruppo di giovani del gruppo Folk Tanager. Devo dire che io, quando avevo la loro età, all'inizio degli anni 70, ho fatto parte per 15 anni di quel gruppo, allora presieduto dal papà della professoressa Enza De Luca, il mitico Don Amedeo De Luca, per noi era un mito, insieme al direttore artistico Vincenzo Curcio. Quindi voglio dire, sfondi una porta aperta, perché io ogni volta che vedo questi piccoli ballare, per me è un'emozione grande, perché io l'ho vissuta da giovane. Per quanto poi riguarda la presenza di gruppi stranieri, beh, questo significa darsi una mano, far sì che i popoli si affratellino sempre di più, e sappiamo di quanta pace c'è bisogno in questo particolare momento. Li hai citati prima, io li invito a salire sul palco, abbiamo alcuni rappresentanti del gruppo Folk Tanager, ma soprattutto a consegnarti questo premio abbiamo un gregoriano doc quest'anno, Donatello Iacullo. Eccolo, gli facciamo un grande applauso. Ciao. Grazie. Grazie mille. Complimenti. Grazie. Ho ascoltato tutta la storia, sono affascinato dalla storia dei briganti. Ce ne sono tanti, credo anch'io sarò un discendente dei briganti lucani. Però sentire tutta questa bella radice lucana e dei briganti è un orgoglio. Ecco, io voglio dire una cosa, sì. Non potevo venire con le mani in mano, neanche io, per cui tu mi hai portato una targa, io per ringraziarti ti faccio dono di un, ad entrambi ovviamente, e al sindaco per la biblioteca comunale, di un volume che risale al 1874 ed è il primo saggio a livello nazionale sulla storia dell'emigrazione che io, questo, l'ho curato, giusto? Io ho curato, perfetto, questo. In questo, volume troverete anche delle storie della nostra zona, di come purtroppo i nostri bambini, soprattutto quelli della Basilicata, venivano venduti in America, e soprattutto l'atto di vendita veniva registrato regolarmente dal consolato italiano a New York. Caro Giovanni, neanche no, io Geppino, scusa, io sì. Come dire, lo vabbè, Geppino, ascolta un attimo da me adesso. Caro Geppino, neanche io sono venuto a mani vuote, non ho comprato niente, sono venuti in segno di amicizia, ho con me i tuoi amici Tanager. Facciamo un applauso a questi ragazzi. Se vuole salire anche qua il sindaco per una foto veloce, oggi facciamo fare doppio. Ecco qua. Uno a questo lato, non tutti là, qua. I Tanager. Eccoli. Allora, avevo fatto una regia perfetta. Pensa che il Tanager è nato nel 1928. Parliamo però Tanager di Polla. Tanager di Polla, sì. Tanager è il nome del fiume, il nome latino del fiume, ecco, che attraversa il mio paese. Eccolo qua, è arrivato anche il sindaco. Facciamo una bella foto di gruppo con tutti quanti, con i ragazzi meravigliosi. Dai che si sta sciogliendo il gelato, dai, grazie. Grazie a tutti, grazie Geppino di essere stato con noi. Grazie a voi, e soprattutto ringrazio gli organizzatori per questo riconoscimento che occuperà un posto importante nel mio studio. Grazie e buonasera.